Jim Rohn ha detto: il tempo è più prezioso del denaro. Puoi fare più denaro, ma non puoi avere più tempo. Quanto vale il tuo tempo? Ciao, sono Roberto e dal 2006 aiuto persone e aziende a realizzare e gestire giardini di successo in modo intelligente e sostenibile, garantiti da 1 a 5 anni. Il mio approccio tutela l'ambiente, evitando l'uso di concimi e prodotti chimici, va contro ogni tipo di spreco, soprattutto acqua, energia e tempo. Hai notato che esplosione hanno avuto i social ultimamente? Mi assorbono molto di tempo, vero? Una volta le informazioni si cercavano come fosse oro. Quando ho iniziato io a fare il giardiniere e poi l'arboricoltore, YouTube e Facebook non c'erano ancora. Per stringere sui tempi, assimilare competenze, si viaggiava l'Italia tra corsi e convegni, si leggevano riviste e tanti libri, anche se spesso non era affatto riconosciuto. Mi ricordo una volta, nel tentativo di convincere un cliente a non straziare una siepe, lui ha dissentito dicendomi: «Cosa ne vuoi sapere te delle piante? Avrei imparato tutto sui libri!» Pur di convincerlo, ho rifiutato perfino il lavoro e poco tempo dopo la siepe era andata incontro al suo triste destino, ad opera di altri con meno teorie di me. Oggi la tendenza si è ribaltata, sono le informazioni a trovarti. Accendi il PC o il telefono e sei travolto da uno tsunami in cui non sai più che pesci prendere. Quando hai fame di nozioni, quelle di valore, fare una buona ricerca ora non è così semplice. È come cercare le prime stelle della sera, hai presente? Si notano appena per un po', poi si fa notte e non le trovi più in mezzo alle altre. Il miglior modo per non perdere tempo nella ricerca in rete è quello di mantenere sempre un certo distacco dalle informazioni che trovi, altrimenti rischi di farti indottrinare o pensare solo per schemi. Domandati invece se le cose che recepisci hanno un senso, abituati a ragionare criticamente. In rete, più che altrove, la qualità viene spesso appannata dalla grande mole. Tra intrattenimento, pubblicità velata, imprese di supereroi, bufale e mode, è veramente arduo scremare il meglio. Ora, immagina le informazioni come fossero cibo. Da una parte un sontuoso buffet, di tutto di più, puoi mangiare quanto vuoi, o è in tutta fretta a prezzo basso. Dall'altra, un menù degustazione, un ristorante stellato, poche portate da assaporare con tutta calma e prezzo sostenuto. Quale scegli? Se anche per te il tuo tempo vale più del denaro e hai pensato al ristorante, allora farai bene a continuare a seguirmi.